Sono entrato in Piaggio nel 1961 con uno sponsor speciale sono entrato in Piaggio, perché io, non so se per fortuna o meno, giocavo al calcio e quando avevo 18 anni eravamo andati a fare una partita nel finalese e ci hanno visto e ci hanno assunto a me e a un altro collega, ci hanno assunto nella squadra della finalese. Il caso vuole che il direttore della Rinaldo Piaggio era il presidente della Finalese, quindi io ero praticamente un predestinato al momento del diploma a entrare in Piaggio, e così è stato. E quindi anche perché non nascondiamoci che dietro a un dito, ognuno che ha un posto di lavoro, logicamente ha una specie di sponsor, qualcuno lo presenta, e io ho avuto la presentazione diciamo sportiva. Spero poi di esserla guadagnata nel tempo sul campo. Allora sono entrato in Piaggio nel 61 a novembre, come ripeto, e con la cosa di starci qualche mese. Ho detto venga a lavorare con noi, poi sceglierà. Ho detto va bene, qualche mese. Poi sono andato dopo 4 mesi, dopo 6 mesi a aprile dell'anno dopo, del 62, sono dovuto andare a militare. Però avevo già fatto 5-6 mesi di esperienza, che ero entrato nell'ambito dell'ingegneria industriale già, e facevo il disegnatore. Sono andato a militare, sono tornato dopo 1 anno e mezzo, perché sfortuna vuole che fosse l'ultimo contingente, che faceva ancora 18 mesi. Sono rientrato ad agosto del 63. A lavorare e da quel momento ho ripreso, diciamo, in un altro ufficio, ho ripreso, diciamo, la corsia a Piaggio. Nel frattempo a militare avevo smesso anche di giocare perché non potevo. Sono tornato, sono rientrato nella finalese come ancora per giocare, oltre che alla Piaggio per lavorare, però è durata poco perché non potendosi allenare, essendo stato 1 anno e mezzo fermo, e la carriera calcistica era praticamente finita. E allora ho detto, beh, forse è meglio lavorare seriamente. Quindi dagli anni 63-64 al 70 è stata gavetta proprio, è stato inquadrato in un ufficio che si chiamava Tempi di Lavorazione Preventivi, che nell'ambito dell'ingegneria industriale diciamo, si interessava diciamo, di queste cose. Allora, stabilimento c'è sicuramente chi fa, inventa, progetta, progettazione, e qua ha esposto molto bene Gian Piero Paganella, e lui ci ha fatto parte, quindi si progetta un prodotto. E questo prodotto poi deve essere fabbricato. Ecco, l'ingegneria industriale è un ente che sta in mezzo a queste due cose, alla fabbricazione, cioè officina, e alla progettazione, ed ha il compito di realizzare, coordinare, diciamo, questa cosa. Arrivano dei disegni, arrivano delle informazioni all'ufficio tecnico e bisogna renderle fattibili per poter costruire e assemblare dei pezzi. L'ingegneria industriale deve fare come si fa a fare un pezzo, quanto tempo costa, anzi questo quanto tempo costa lo deve dire molto prima, perché prima di iniziare bisogna sapere tutto. E come si fa ad attrezzarlo e che cosa serve per poterlo produrre. E quindi diciamo che è un ambiente che normalmente ci sono persone di esperienza che sanno anche colloquiare con l'officina, perché poi l'officina poi è quella che manovra, che fa. Però bisogna dargli le carte in regola per poter fare. Bisogna tenere conto di tutte le informazioni che arrivano dall'ufficio tecnico per poter aggiornare, sempre fare un prodotto sempre aggiornato, secondo la progettazione. E qui è tutto, l'ho detto in pochissime parole, ma è un discorso molto lungo. Nell'ingegneria industriale, logicamente, c'è gente che si interessa di metodi, che significa come si fa sequenzialmente. Quali sono le operazioni per fare un pezzo?
c'è chi si interessa dei tempi di lavorazione che deve sapere come si fa a tempificare e quanto costerà alla fine questo pezzo. C'è gente che deve sapere costruire un'attrezzatura per poter fare quel pezzo. C'è gente che deve sapere come si fa, specialmente parlando di controllo numerico, di lavorazione di controllo numerico, bisogna fare uno studio, un nastro, una programmazione per poter fare questo pezzo. E poi, una volta date le informazioni alle officine, per mezzo di un ufficio, diciamo, che fa parte dell'ingegneria industriale, normalmente, vengono lanciati, in gergo si dice lanciati, i lotti di questi pezzi da fabbricare o da assemblare. E quindi comincia il colloquio con l'officina, che magari l'officina non riesce non ci siamo spiegati bene con le spiegazioni, ci chiede ulteriori chiarimenti, magari è stato considerato un tempo che non andava bene, normalmente sempre molto stretti, e quindi c'era tutto un discorso che si collegava con l'officina. C'era un gruppo in questo ambiente che ha funzionato da un certo periodo in poi, che teneva i rapporti stretti, viveva praticamente in officina e teneva i rapporti stretti appunto con l'ingegnere industriale per eventuali migliorie, eventuali interventi da farsi per migliorare la situazione. Ecco. Poi c'erano altri dell'ingegneria industriale, c'erano altri settori collaterali, insomma, che a farla in breve, un po' negli anni le cose sono un po' cambiate, sono un po' migliorate. Prima c'era un'ingegneria che guardava e veliva i motori, poi hanno fatto addirittura, in un certo periodo, hanno fatto addirittura due ingegnerie industriali, ed è quando poi alla fine di questo periodo, che siamo arrivati agli anni 90, è cominciata un po' la crisi. Nel 92 mi ricordo che è stato il primo anno di crisi. Fino a noi, a quell'epoca, come Piaggio in generale, avevamo raggiunto un numero di dipendenti notevole. Prima delle ferie del 2002 eravamo vicini ai 2000, da settembre 2002 è cominciata la cassa integrazione, se mi sbaglio, correggetemi. E lì è cominciata la crisi, cioè in sostanza noi abbiamo vissuto bene gli anni 70-80, quando facevamo il G202, l'MRCA, facevamo la T53, sia in velivolo che in motore, facevamo una serie di prodotti che erano meravigliosi, qualcuno per progettazione propria, qualcuno su licenza, ma lavoravamo bene. E mi ricordo che non c'era, girava praticamente, cioè ci si stava bene in sostanza, la gente era allegra, era contenta del proprio lavoro. E poi piano piano forse abbiamo fatto il passo più lungo della gamba, non so, non saprei dare un giudizio, ma quando è iniziato il P180 probabilmente non so, non abbiamo fatto secondo me il passo un po' più lungo della gamba, perché è difficile in un'azienda aeronautica riuscire a fare progettazione da zero e poi fare tutto il prodotto. Cioè normalmente le aziende italiane aeronautiche, le più tante lavorano, diciamo, su dei prodotti ben stabiliti, non c'è una progettazione, uno sviluppo e una fabbricazione. E quindi il problema è che l'MRCA cominciava a diminuire, dalle 12 serie al mese si è passati a 8, a 6, il G222 poi ha avuto anche a luglio, diciamo, una recessione. E il PD808, che Gian Piero Paganella ha dato informazione preliminare, ne abbiamo fatti 24 e basta. Il P166, che era un velivolo che io mi ricordo quando sono entrato, mi hanno detto: ah,
Questo qui ne abbiamo fatto già due serie, adesso non ne facciamo più, adesso facciamo il Piglio 208 che è il velivolo dell'avvenire. Io ci sono stato 35 anni in Piaggio, sono uscito e mi risulta che il P166, quello che doveva sparire, esiste ancora. Mi sono pentito di essere uscito dopo che ero fuori, perché erano gli anni in cui io ci stavo bene, perché praticamente dopo la prima gavetta ho avuto la fortuna di occupare diciamo, delle posizioni di responsabilità, fino ad arrivare poi agli ultimi 15 anni fatti come quadro, e quindi ci stavo bene, io non avevo problemi. Ho avuto qualche dubbio, parlandone anche in famiglia, che la ditta non potesse poi pagare la liquidazione, diciamo, con i dovuti modi, e io avevo bisogno di aiutare i figli, e allora ho detto vabbè, io esco e comincio a quel momento, insomma, ero sicuro di prendere la liquidazione. Poi mi sono pentito subito, perché fuori, dopo due mesi, io non sono uno che va al bar, che va a pescare, io devo fare qualcosa, e ho avuto la fortuna di trovare poi diciamo dei contratti con delle industrie aeronautiche italiane, e che praticamente tre in principal modo, una Latina, una Brindisi e una poi a San Benedetto del Tronto, sempre industrie aeronautiche. E lì ho capito quanto valeva la Piaggio, perché la Piaggio era una grande industria, perché riusciva sia nei velivoli che nei motori, riusciva a fare progettazione, costruzione e revisione, è il massimo che ci può essere sul territorio. E infatti l'esperienza di Piaggio mi è servita molto per dare una mano in quei momenti a chi ne aveva bisogno, specialmente nell'organizzazione, nell'industrializzazione e cose del genere. Ecco. E quindi in sostanza a livelli diversi e con organizzazioni diverse, sono stati 35 anni compiuti che sono stato alla Piaggio, fino a dicembre del 1996. Alla Piaggio dirigenti non lo è diventato quasi mai nessuno, a meno che non fosse laureato. Questa era la realtà. E allora può essere capitato di aver fatto per un certo periodo più o meno lungo l'attività di un collega che faceva la stessa attività, che lui era laureato, dirigente, e tu la facevi da quadro. E quello, da un certo punto di vista, forse è stata una soddisfazione, ma da un certo punto di vista era anche un po' l'unica cosa è che quando c'è stata la crisi, purtroppo per contratto i dirigenti, molti sono usciti, e noi siamo stati all'interno. E come diceva prima Gian Piero, che è uno stabilimento che la gente andava d'accordo, io non ho vergogna di dire, non credo di dire una cavolata dicendo che la Piaggio si è salvata anche per i quadri, e soprattutto per i quadri. Perché i dirigenti avevano da pensare al loro posto. Noi lavoravamo e collaboravamo, è quello il grande discorso. Non c'era solo il discorso collaboro, tu mi devi dare una cosa, io te la devo dare a te. No, lo facevamo perché ce lo sentivamo e ci frequentavamo anche magari fuori dall'ambiente di lavoro. Vedi ad esempio i famosi tornei di calcio che si citava prima. Quindi per me la Piaggio è stata una grande famiglia. E anche se quando eravamo dentro dicevamo ma ci vuole più organizzazione, ma dall'altra parte poi io ho scoperto che eravamo molto organizzati rispetto ad altre ditte che magari andavano per la maggiore. Oltre che alle lotte a cui abbiamo partecipato, abbiamo sentito proprio il dovere, il desiderio di cerchiamo di resistere e collaboriamo ancora di più, ecco. È durata qualche anno. Perché poi alla fine avevamo le commesse di lavoro, ma ci mancava la liquidità. Non potevamo comprare i materiali per poter costruire questa e quell'altra cosa. Mi ricordo che l'ingegner Bianco Buonanima, che è stato un grande maestro per me, e
Una volta si doveva provare un motore perché se si fatturava entro la fine del mese arrivavano i soldi. E lui ha tirato fuori un assegno per comprare il carburante per mandarlo alla sala prova, perché ci voleva 1500 litri di carburante per provare un nuovo manico. Però lui che da dipendente ha fatto l'assegno. Questo è un piccolo aneddoto che sicuramente faceva onore a una persona come lui. Però è successo anche questo. Ci portavamo da casa la carta per fare le fotocopie, dai. Dopo averle girate, come diceva prima Bernini, ci portavamo da casa anche le risme di carta. Abbiamo sofferto. Sono stati 2 anni, 2 mesi senza, lui ha detto 3, ma sono stati solo 2 mesi senza stipendio. E poi ce l'hanno dati dopo 3 anni, 4 anni. E in quel periodo non c'era di mensa, per carità. La mensa per un po' l'avevamo organizzata all'interno e poi andavamo a mangiarci il panino al bar col caffè. Però abbiamo resistito, ecco. Le nostre famiglie, logicamente, e il momento brutto era che non c'era la garanzia del domani, però avevamo molte speranze che sta cosa si risolvesse. Tant'è vero che con la legge Prodi si è aggiustato, almeno per un certo numero di anni, si è aggiustato tutto. Ecco. Avevamo le commesse, abbiamo comprato e abbiamo lavorato. Io sono entrato e mi ha messo nella sala disegno, dal disegno dell'ingegnere industriale, quella che disegna le attrezzature, e mi dice capo ufficio di quell'epoca, mi dice: questo è il signor Ginocchio, lo voglio nominare perché è sempre stato, e quindi prende quella disposizione a lui. E va bene. E l'unica parola che mi ha detto è: mi raccomando, qua non si parla, si lavora solamente. E io in quel periodo lì ci giocavo nella Finalese, e praticamente 2 mezze giornate alla settimana andavo a fare allenamenti, perché malgrado mi avesse detto così il mio capo diretto, il direttore mi permetteva di andare a fare gli allenamenti, perché lui era il presidente della società. E quindi è andato avanti per i mesi pre-servizio militare, questa cosa. Poi dopo il servizio militare è cambiata la solfa, evidentemente. Guardi, io sono savonese, cioè sono piemontese ma abito a Savona. E sono stato a Finale per 10 anni, ho tenuto residenza lì. Quindi non mi sento. Io mi sento integrato nel finalese come lavoro e come sport. Io come vita ho sempre pensato, dal mio punto di vista, che siccome prima di tutto qualunque cosa viene al lavoro e bisogna andare dietro al lavoro, ad esempio oggi mia figlia mi diceva: guarda, devo andare a fare la stagione, quest'anno la faccio a fare a Varigotti. Vai a Varigotti, non ti fermare, non devi pensare che è lontano, vicino, lavora là, devi andare là. Io l'ho sempre detto, ho sempre pensato che era una grande palla portare via la Piaggia Finale, perché anche se qualcuno dice: ma qui è un paese, una cittadina turistica, la sirena, ma era una cosa che era dentro all'anima di tutti i finalesi, sta sirena, sti orari, e poi quell'angolo lì, che cosa disturbava? Niente, secondo me è stata una grande palla, scusate il termine. Io desidererei tanto andarla a vedere come è fatta sta Piaggio, e l'ho già chiesto, ma per adesso non hanno ancora organizzato niente, nessuno. Anche i sindacati l'avevo chiesto, niente. E per me, siccome la Piaggio era divisa tra Finale e Sestri, ma noi sull'aeroporto c'eravamo già a Sestri, avevamo 3 capannoni che erano capacissimi, era stata spostata anche la sede alla Piaggio in Sestri, che prima era staccata, era in via Brigata Partigiani, e quindi si poteva lavorare, insomma c'era spazio. Sta cosa, secondo me, ma non so provarlo, non avrei prove, è stata all'inizio una questione commerciale, è stata. Chissà cosa si credevano di farci in quell'area lì che lasciava la Piaggio, non lo so. Io non ci ho capito molto e non vorrei su questo. Meglio che lo dicono i finalesi. Sono stato a Finale residente
dal 72 all'81, quindi 9 anni. In quel periodo lì, soprattutto la famiglia, i miei figli, uno è nato là, e siamo stati in una casa d'affitto, anche perché ero iscritto in una, ero socio in una cooperativa che costruiva case, però ci voleva un certo programma. Io ho detto, tanto che sta aspetto, vado a vettare la finale, ecco. E poi di fatti, appena c'è stata la possibilità, sono ritornato a Savona. Andavo avanti e indietro, ma da un certo punto in poi le ferrovie, finalmente la parte, diciamo, il tracciato nuovo è stato meraviglioso, e c'era una buona mensa finale, io per me andava bene così. Nel 58 sono andato a giocare alla Piaggio, facevo la quarta istituto, sono andato a giocare alla Piaggio, nella Finalese, e io ho giocato, io continuavo ad andare a scuola e la domenica giocavo. Quando mi sono diplomato continuavo a giocare alla Piaggio, e la Piaggio quell'anno lì era la quarta serie, mica noccioline. E alla fine mi dice il leggero Fieschi, buon'anima anche lui, che è stato uno di quelli, stretta di mano, e lì era sicuro di quello che diceva, e lui voleva quello che tu gli dicevi. Le carte, era un uomo, per conto mio, all'antico, ma meraviglioso. E lui dice, venga a lavorare con noi, intanto qua abbiamo bisogno di tecnici, lei intanto impara qualcosa e poi si vedrà, poi vedrà lei, ecco. Sono entrato per 6 mesi, 35 anni, e sono pentito di essere uscito. E sono stato almeno altri 2 o 3 anni, ecco. Anche perché, diciamola tutta, alla fine lo stipendio rendeva, se facevo altri 2 o 3 anni forse la pensione era anche diversa. Invece sono uscito, anche se ho lavorato da altre parti, pagato bene, ma con la pensione non ho più potuto. Io l'ho detto la santa verità. Piaggio campi mille anni, perché per me ci sono stato bene anche la mia famiglia che abitava a Finale con me, ma ci stava bene anche perché poi avevamo gli amici anche dei colleghi, insomma, e ci frequentiamo ancora adesso con alcuni, quindi per dire che era una famiglia, ecco.